Bentornati in un nuovissimo video di Acquario Low Cost. In questo video vediamo un attimo come dare il mangime ai pesci. Vediamo qual è la giusta quantità, perché sembrerà un argomento scemo, ma in realtà è piuttosto importante e non è scontato per niente, soprattutto all'inizio, saper dare la giusta quantità di cibo ai pesci. È inutile dire che un errato dosaggio di mangime ai pesci alla lunga, ma anche a breve termine, potrebbe portare diversi problemi sia alla salute dei pesci. Ci sono addirittura dei pesci tipo i guppi che se gli date troppo cibo loro mangiano fino a esplodere, fino a morire, e altri problemi altrimenti comunque sono comunque legati al sistema, e di sicuro un errato dosaggio di mangime vi alza i fosfati e anche i nitrati, e comunque con conseguenze ovviamente di alghe, eccetera. E quindi vediamo un attimo qual è la giusta quantità. Qua con un mangime granulare io doserò per oggi il mangime granulare e vediamo la quantità. Comunque si prende una punta di mangime, ecco qua, somministrato. In pratica dovete vedere che i pesci ovviamente mangiano il mangime nel giro di 2-3 minuti, al massimo 3-4 minuti. Se vedete che il mangime galleggia o lo vedete sul fondo per troppo tempo, allora significa che ne avete dato troppo. Ok, sono passati circa 4 minuti e come vedete sulla superficie non c'è quasi più mangime e neanche sul fondo. Quindi alla fine questa è la quantità più o meno giusta da dare ai pesci. Se si rispetta un po' queste tempistiche non si avranno mai problemi eccessivi di sovradosaggio, che oltretutto dimenticavo. Un sovradosaggio di cibo comporta anche un'infestazione di chioccioline spontanee, un'altra cosa che molto spesso è fastidiosa. Un'altra cosina è che il cibo, il mangime, ne va dato, come vedete, comunque poco, e sarebbe meglio darlo poco ma spesso, quindi più volte al giorno in piccole quantità, piuttosto che una volta al giorno, magari quando tornate dal lavoro la sera dopo cena e gliene date una volta una bella quantità. Sarebbe meglio più volte al giorno. Con questo video è tutto, spero sia utile e al prossimo video. Ciao!